anche se la persona più importante qua è Lucia Borgonzoni che sta arrivando, fatele un grande applauso. Vi ringrazio per essere qua, come siamo arrivati un po' in ritardo perché da Parma non ci facevano più andare via ed è commovente l'affetto che c'è in Emilia e in Romagna. Eccola qua Lucia che dopo 50 anni... Dopo 50 anni, non la facciamo lunga... E poi lascio il microfono a lei perché lei è la persona più importante, però ci tengo innanzitutto a dirvi grazie perché per essere qua il sabato a quest'ora vuol dire che avete tolto tempo alla famiglia, al negozio, al riposo e quindi vi dico grazie perché grazie a voi andremo a vincere in Emilia-Romagna. Grazie alla vostra determinazione, al vostro sorriso, alla vostra voglia. Ringrazio anche il ragazzo che mi ha dato la sciarpa della Reggiana prima, visto come va il Milan. Mi sa che fra un po' ci vediamo in uno scontro diretto. Però, no, vabbè, lasciamo perdere, va bene. Comunque, grazie perché è incredibile che ci siano tantissime persone che aspettino il 26 gennaio come se fosse il giorno di Natale. E arriva Natale per l'Emilia e la Romagna, democraticamente, rispettosamente, però per rimettere al centro della regione il merito, la trasparenza, dare diritto al lavoro a chi è bravo e merita di lavorare, non agli amici degli amici con la tessera giusta in tasca. Tutti uguali. E poi per darci una mano... Guardate un po' cosa sta succedendo a livello nazionale con questo governo PD 5 Stelle. Fra un po' tassano anche l'aria che si respira, è veramente la tassa sui tappi di plastica, la tassa sugli Euro 3 diesel, la tassa sulle bibite zuccherate. È una roba, io non so, questi si svegliano di mattina e si inventano una nuova tassa. Oltretutto... Andando a leggere il bilancio, loro che sono buoni, generosi e solidali, pensate che questi qua hanno la faccia tosta di tagliare 2 milioni di euro alla voce adozioni dei bimbi. Quindi adozioni meno 2 milioni e poi in Emilia qualcuno, grazie a un sistema, cercare di fare business sulla pelle dei bambini portando via i bimbi alle mamme e ai papà per guadagnarci, che è una roba disgustosa al solo pensiero. Quindi giù le mani dai bimbi, per quello che ci riguarda a livello nazionale siamo pronti a battagliare per una manovra economica dove si difenderà quota 100, Renzi vuole tornare alla legge Fornero, dovranno passare sui nostri corpi prima di tornare alla legge Fornero, questa è la parola che vi do. Non si torna alla legge Fornero. E poi vi do anche la mia parola che ce la metterò e ce la metteremo tutta per tornare a livello al governo. Riaprire i porti e tornare a sbarcare migliaia di persone senza diritto è una roba che grida. Chi ha il permesso di entrare, altrimenti si torna da dove si è venuti. Punto e basta. E l'Emilia Romagna continuerà a essere una terra che dà rispetto a chi porta rispetto, che dà un futuro alle donne e ai bambini che scappano dalla guerra, però se arrivi a Reggio devi anche ricordarti che arrivi in una terra ricca di storia, di tradizione, di cultura, quindi se arrivi a Reggio e inizi a dire... Non mi piace il Natale, non mi piace il presepe, non mi piace San Prospero, torna a casa tua e fai quello che vuoi. Perché non siamo noi a dover cambiare il nostro modo di vivere. E se non ti piacciono i tortellini, mi spiace perché, ti perdi qualcosa. Quindi
in bocca al lupo a voi, perché veramente io ovviamente farò una piccolissima parte, perché il futuro dell'Emilia e della Romagna non è in mano mia, ma in mano ai cittadini dell'Emilia e della Romagna. La voglia di cambiamento è in mano vostra. E io sono convinto che ce la faremo. Sapete perché? Perché da sinistra arrivano solo insulti, minacce, razzisti, fascisti, nazisti. Qua non ci sono fascisti, qua ci sono italiani orgogliosi di essere italiani, che non vogliono più essere servi di nessuno. Questo è. La musica cambia, caro Bonaccini. E quindi noi gireremo le piazze, i paesi, le valli, gli Appennini, offrendo un'idea di Emilia diversa da quella di oggi, parlando di sanità, di ospedali, di liste d'attesa, di case popolari. E chi sceglie la Lega fa una scelta precisa, visto che non c'è tutto per tutti, quello che c'è in regione se vince la Lega, prima va agli italiani e poi al resto del mondo. Prima ai reggiani e poi al resto del mondo. No, sono io che ringrazio voi perché mi date una forza. Se pensano di farci paura con le scritte sui muri o inviando, come hanno fatto ancora ieri, un proiettile all'indirizzo di Matteo Salvini, se penso di trovare qualcuno che si spaventi, hanno sbagliato persona. Io vado avanti più orgoglioso che mai e più determinato che mai, perché i confini del mio paese sono sacri e do anche la vita per difendere i miei e i vostri figli. Quindi in bocca al lupo, vi chiedo di tenere duro e vi ricordo che mancano 78 giorni. Una volta, per chi ha fatto il servizio militare, si sarebbe detto 78 giorni all'alba, perché anch'io all'interno dell'armadietto avevo il calendario dove ogni sera, prima di andare a letto per poi rifare il cubo la mattina, tiravi una riga e dice uno in meno all'alba, uno in meno alla liberazione. Ebbene, la liberazione, il 26 gennaio 2020 mi piacerebbe fosse ricordato da voi, dai vostri figli e dai vostri nipoti, non come un'elezione come tante altre, ma sui libri di storia per i prossimi 50 anni come la festa della libertà di Reggio Emilia e dell'Emilia Romagna. Una festa di popolo, di gioia, di sorriso e di entusiasmo. Viva Res, viva l'Emilia, viva la Lega e grazie a voi per quello che farete in questi giorni. Grazie di cuore. Fate un enorme applauso a Lucia, che avrà un bel da fare dopo 50 anni di comunismo in questa terra. In bocca al lupo, buona vita e buona fortuna a tutti. Io vi ringrazio tutti, perché anche oggi, come ieri, come domani, noi siamo in mezzo alle piazze, siamo a parlare con voi, a differenza di Bonaccini, che va in giro inaugurando cose non finite o cose che non partiranno mai, insultando la Lega e insultando i governatori della Lega. Anche oggi ha insultato la sanità delle regioni gestite dalla Lega. Io lo voglio ricordare, non è una gara. Ma la regione con la migliore sanità è la regione del Veneto. E qui voi avete un sito, un giornale di Reggio, che sulla sua pagina Facebook ha centinaia di segnalazioni che stiamo prendendo una a una sulle liste d'attesa e sulle agende chiuse. Perché noi vogliamo una sanità senza trucchi. Una sanità che le liste sono quelle vere, non è che vengono chiuse le agende per dire che va tutto bene quando tutto bene non va, perché se stai male ti dicono vieni fra un anno, se vai a pagamento il giorno dopo ti puoi operare o visitare. Basta bugie da parte della sinistra
che racconta viene Salvini perché vuole tenere la discussione nazionale, ma le nostre accuse che gli facciamo tutti i giorni su questa vergogna continua a non rispondere. Sono loro che la discussione la vogliono tenere nazionale, perché hanno dei problemi a raccontare che in realtà l'Emilia, che fuori dall'Emilia Romagna conoscono, non è più quella. Da noi ci sono dei problemi, da noi ci sono infrastrutture che mancano, e dagli anni 90 che ci raccontano stanno per partire le infrastrutture. Ogni elezione vediamo sui giornali, basta prendere la cronologia sui giornali, prima di tutte le elezioni politiche regionali inaugurano o dicono che partiranno tutte le infrastrutture, cosa che invece non accade puntualmente mai. Loro continuano a prenderci in giro, ma ora siamo stufi. Glielo dobbiamo dimostrare, glielo dimostreremo il giorno del voto. Siamo stufi che le case popolari e i servizi vadano prima agli immigrati. È ora di dire basta, e lo faremo con il nostro voto. È ora di dire basta che gli assistenti sociali diano un punteggio maggiore agli stranieri che arrivano e che sono arrivati ieri l'altro, e il giochino quello della residenza, quello che noi avevamo tolto di dare la residenza al richiedente asilo che poi magari dopo 6 mesi si scopriva che era clandestino, lo facevano per accorciare la residenzialità e dargli la casa popolare, i servizi, prima loro, anche se poi dopo riconosciuti clandestini, che agli italiani. Noi su questo, su tutto quello che è il turismo, la nostra montagna, noi abbiamo l'Appennino che sta morendo. Ora ovviamente vicino alle elezioni promettono faremo questo, faremo quell'altro. Noi abbiamo un Appennino con una sanità di serie B, noi abbiamo un Appennino senza le infrastrutture, un Appennino che sta perdendo i suoi residenti. Con la Lega tutto questo cambierà. Noi abbiamo delle idee, è che il PD ha paura, non hanno il coraggio di sedersi a un tavolo e parlare di quelle idee. Poi c'è un problema nazionale sicuramente. Allora, che il governo che c'è ora a Roma ce l'abbia con l'Emilia Romagna, l'abbiamo capito tutti. Tassa sulla plastica che colpisce l'Emilia Romagna. Zucchero unico zuccherificio, provincia di Bologna. Ce l'hanno, c'è anche un problema nazionale, sì. L'Emilia Romagna viene ritenuta un pozzo dove andare a pescare i soldi e basta. Questo siamo per la sinistra, che tanto racconta il modello Emilia-Romagna. Noi tutti abbiamo il compito di andare a spiegare quello che è il modello, e con il voto lo possiamo fare. Cosa è importante il 14? Il 14 noi saremo a Bologna. Loro stanno mobilitando, non so, abbiamo già almeno 2 manifestazioni contro, almeno. La cosa importante è che ci siate anche tutti voi. Facciamogli vedere quanti siamo, come oggi qui, come in tutte le piazze dove andiamo, facciamogli vedere quanti siamo, così inizieranno a capire, a contare l'ora, a fare il countdown di quando andranno a casa, e noi potremo liberare finalmente l'Emilia Romagna. L'Emilia Romagna, che quello che vuole è la meritocrazia, l'equità sociale, cose che un tempo la sinistra aveva nei suoi concetti, ma non ha più, perché questa non è la sinistra, questo è un poltronificio. Questi sono gli amici delle banche, sono gli amici dei grossi interessi, non sono più gli amici del popolo. Io quello che vi chiedo il 14 di essere in tanti, di aiutarci, perché noi possiamo vincere solamente con tutti voi. Io l'ho detto, non sarà una partita facile, sarà difficile, faranno di tutto per cercare di fermarci, ma non ci riusciremo. Andiamo a prenderci l'Emilia Romagna, liberiamola, e poi andiamo a prenderci Roma. A loro non piace, ma noi lo faremo. Grazie. Sì, Lucia ha detto una cosa giusta, e pensiamo solo a questo, poi non la faccio lunga, però se abbiamo vinto 15 giorni fa in Umbria, l'Umbria votava da 50 anni a sinistra, 15 giorni fa i cittadini democraticamente hanno dato alla Lega quasi il 40% e alla nuova governatrice della Lega quasi il 60%. Sapete qual è la cosa bella? Che in tante piazze dell'Umbria, da Perugia a Terni, da Gubbio a Narni, io incontravo tantissime donne e uomini che mi dicevano, e sono sicuro che ci sono anche fra di voi,
Io per una vita ho votato a sinistra, perché mio nonno era partigiano, perché il mio babbo era operaio, perché io mi sono spezzato la schiena nei campi, però dopo 50 anni in Umbria e spero anche a Reggio, dopo la sinistra per la prima volta scelgo la Lega, perché nelle sedi del PD ormai ci sono più banchieri che operai, disoccupati e agricoltori. E quindi è questo il mio orgoglio, che se ci fosse oggi la sinistra di qualche decennio fa, quella che si occupava di operai, di precari, di studenti, di insegnanti, di lavoratori, oggi schiferebbe i Renzi, i Bonaccini e gli Zingaretti e quelli che si riempiono la bocca del termine partigiani per difendere quella che è solo una parte. Quindi io penso che Reggio Emilia, l'Emilia e la Romagna non siano solo di qualcuno, ma siano di tutti. Riprendetevi la vostra terra, riprendetevi la vostra storia. In bocca al lupo, buona fortuna, buon San Prospero e grazie per quello che faremo tutti insieme fino al 26 gennaio. Grazie di cuore a tutti. Qualcuno vuole fare una foto? Vi mandiamo Di Maio e Bonaccini. La Boldrini. Vabbè, allora ci fermiamo noi. Però ordinatamente, da che parte? Si entra ovviamente dalla vostra destra. Mi perdonino coloro che sono a sinistra, non è per cattiveria, però mi fermo fino a che non ho salutato l'ultimo di voi, non c'è problema, telefonino pronto, forza Reggiana e forza Milan.